La fame oggi ha ormai le dimensioni di un vero scandalo che minaccia la vita e la dignità di tante persone. Un'ingiustizia e un peccato che in un mondo ricco di risorse alimentari troppi non abbiano il necessario per sopravvivere, non solo nei paesi poveri ma sempre più anche nelle società ricche e sviluppate. Papa Francesco ha ribadito con forza la sua denuncia incontrando in aula Paolo VI più di 7.000 volontari della Fondazione Banco Alimentare, creata 25 anni fa in Italia dall'imprenditore alimentare Danilo Fossati e da Don Luigi Giussani, e oggi diffusa in tutto il mondo. Altri 10.000 volontari hanno seguito l'udienza dai maxi schermi in Piazza San Pietro. Volontari che recuperano il cibo prima che venga sprecato e lo distribuiscono a poveri e famiglie in difficoltà. Il Papa ha ricordato che oggi il dramma della fame è aggravato dall'aumento dei flussi migratori che portano in Europa migliaia di profughi, bisognosi di tutto. Noi non possiamo fare il miracolo di Gesù di moltiplicare i pani e i pesci, ha spiegato, ma possiamo educarci a riconoscere l'umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto, e ad abbattere i muri dell'individualismo e dell'egoismo, attuando la cultura dell'incontro e della condivisione. Condividendo la necessità del pane quotidiano, voi incontrate ogni giorno centinaia di persone. Non dimenticate che sono persone, non numeri. Ciascuno con il suo fardello di dolore che a volte sembra impossibile da portare. Tenendo sempre presente questo, saprete guardarli in faccia, guardarli agli occhi, stringerle loro la mano, scorgere in essi la carne di Cristo e aiutarli anche a riconquistare la loro dignità e a rimettersi in piedi. Vi incoraggio ad essere per i poveri dei fratelli e degli amici, a far sentire loro che sono importanti agli occhi di Dio.